Sto stringendo un po', mi sto scendo anche la punta. Ugo, non mi leccare i piedi, cavolo, cavolo, Ugo, mi faccio. Ciao a tutti, ragazzi, io sono Bingo e lui è Ugo. Anche se non penso che abbia bisogno di presentazioni, perché ormai lo conoscete tutti. E oggi, raga, in questo video voglio fare uno scherzo a Ugo con i palloncini. Diciamo che Ugo, come ogni cane normale, ha sempre giocato con le palline, diciamo, no? Ma io oggi qui ho due palloncini. Ugo, lo sai cosa sono questi? Oh no, mi è caduto il palloncino, Ugo. No, Ugo, non fregarmelo. Ugo, mi serve, mi serve. Tra un po' ci giocherai, va bene? Ciao, Ugo, non sa neanche che cos'è un palloncino, quindi per lui sarà una roba un po' strana. E io, raga, lo farò giocare con tutti e due i palloncini. Ma uno lo voglio riempire d'aria. Fatto. Mentre l'altro, raga, lo riempiremo d'acqua. Quindi lui sicuramente, quando giocherà col palloncino pieno d'aria, sicuramente prima o poi lo scoppierà. E quando scoppierà si prenderà un colpo da paura. Ugo ci sta chiedendo: ma che cavolo è questo? No! Mentre quando scoppierà quello pieno d'acqua, raga, si bagnerà tutto. Quindi adesso riempiamo il secondo palloncino con l'acqua. Entriamo nel bagno. Incastriamo il palloncino nel lavandino. Perfetto, bello incastrato come si deve. Apriamo il rubinetto. E guardate, raga, si sta gonfiando tutto d'acqua. E adesso che anche il secondo palloncino è pronto, possiamo dare il via allo scherzo. Andiamo in giardino. Vieni, Ugo, vuoi andare in giardino o no? Siamo arrivati. Diciamo che il mio non è un vero e proprio giardino, raga. È più una sorta di terrazza. Sì, è bello, spazioso. Qua ci facciamo le tavolate con i nostri amici. Sono anche con le ciabatte. Ma non c'è l'erba come in un vero giardino. Se vogliamo aprire il tendone, ci basta premere questo pulsantino qui. E guardate come va su, raga. E ora che l'abbiamo aperto come si deve, vediamo come si comporta Ugo col primo palloncino. Ugo! Ugo! 3, 2, 1, è tutto tuo! Ma sei un cretino, dove cavolo l'hai mandato? Ta-dan! Vieni, te lo ridò. Ora lo scoppia veramente! Che matto! Devo dire che Ugo ci sta giocando molto delicatamente. Guardate, raga, sta facendo la lotta col palloncino! Dove sei, Ugo? Dove sei? Allora, Ugo, l'hai scoppiato! Te lo stai mangiando! Non si mangia, dammi qua! Raga, vi devo dire che per quello che mi è sembrato, Ugo non si è preso tutta questa paura. Adesso è arrivato il momento di giocare col palloncino pieno d'acqua! Oh, 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 oh. Male boia. Guardate, si sta già facendo viola qua sotto. Non capite neanche io come mi sono sbilanciato. Sono caduto e poi mi ha morso. Devo andare a casa a medicarmi. Cavolo, guardate. Eccolo, eccolo. Sto stringendo un po', mi sto scendo anche la punta. Ugo, non mi leccare i piedi, cavolo. Cavolo, Ugo, mi fa male. Ugo è matto. Ah, non saprei cosa devo fare in questa situazione. Sto continuando a stringere. Mi sto ricordando di un trucchetto che dicevano che servivano un paio di forbici grandi. Con la punta premerci sopra fortissimo. Piano, 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 piano. Da una parte, dall'altra, una parte, dall'altra. Poi la punta forse dovrebbe uscire. Vado a prendere delle forbici. Non riesco ad appoggiare le piedi a terra, raga. E le condizioni per andare a prendere la forbice è questa. Devo letteralmente saltellare sul piede sinistro. Sì, Ugo, certo. E tu in tutto questo te ne stai comodo per i fatti tuoi, dicendo: ma l'altro palloncino dove l'hai messo, vero? Allora, la punta è ancora qua. E io provo a premerci forte con le forbici. Faccio anche un po' dall'altra parte. Ma che ci sono quasi, sto per uscire. Guardate, guardate. Vi aiuterò con le dita. Raga, l'ho tolta! Guardate che puntone che mi aveva lasciato quell'ape! Questa era una vespa, raga, mica un'ape! Che cavolo di punta è grande è questa? Mamma mia! È stata un'esperienza orribile, raga. Era la prima volta che mi pungeva un'ape e fa malissimo. So, a voi è già successo? Se sì, come l'avete gestita?